La parte 4 parla di diffondere i dati della ricerca a modalità open e le piattaforme social per fare la comunicazione, per fare comunicazione scientifica quando sono davvero open access. Allora, l'abbiamo già visto prima, però appunto per coloro che non erano presenti stamattina, Horizon 2020 dà una chiara indicazione di quello che si intende, secondo appunto i criteri previsti in ambito di Unione Europea, per fare vero open science data. Quindi gli open science data devono essere fair, secondo appunto la definizione del programma Horizon 2020. Fair cosa vuol dire? Facilmente reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili. Anche lì, lo ripetiamo come l'abbiamo già detto prima, però pongo l'accento soprattutto sul discorso dell'interoperabili, cioè visto che parliamo di dati, devono essere facilmente machine readable, quindi il più possibile macinabili dalle macchine, no? Riutilizzabili dalle macchine, perché quello è un po' lo scopo degli open data. Siamo in un mondo in cui tutto è facilmente, cioè, non è facilmente reperibile, ok, però deve essere riutilizzabile in un'ottica di strumenti digitali, in modo tale che si possa facilmente verificare ciò che quel ricercatore, quel report specifico volevano dire. E quindi per garantire l'interoperabilità devono essere adottati e rispettati formati aperti e standard tecnici generalmente condivisi, anche a livello di metadati. Ovviamente, insomma, è più il vostro lavoro che il mio, però ci sono degli standard internazionali per catalogare un certo tipo di documenti e informazioni, come anche per i dati. Quindi andiamo a vedere, non inventiamoci standard particolari perché poi se ci inventiamo lo standard è un non standard, dobbiamo aderire a degli standard che sono stati precostituiti, che sono generalmente riconosciuti. Queste due slide vengono da quella infografica che abbiamo già citato stamattina, ben fatta, che riassume un po' i principi dell'Open Research Data, come lo chiama Horizon 2020, secondo l'Unione Europea. Questa slide, questo pezzo dell'infografica ci spiega come funziona l'Open Science Data, cioè come possiamo farlo. Questo è un po' il procedimento. Avere i soldi, scrivere il DMP, dopo nell'altra slide ci ha spiegato che cos'è, Gather Data During Research, cioè verificare i dati durante la ricerca, conclude la ricerca e poi vedete che c'è la parte sul publish result, pubblicare risultati, scegliere un repository per depositarvi poi sopra il dataset e informare OpenAIRE su dove sono stati messi questi dati. La parte finale dovrebbe, appunto, io dovrei raccontarvi un po' di repository, però passo volentieri la palla perché non è il mio lavoro specifico. Poi in realtà non ci sono indicazioni specifiche da parte di Horizon 2020 su dove mettere questi dati, però essendo un progetto pilot, la parte sull'open research data è ancora in via di sperimentazione, ci sono ancora, diciamo, sono questioni ancora aperte. E dice ovviamente, beh, be part of the new era of open science, cioè diventa anche tu parte di questa nuova era dell'open science, cioè raggiungi nuove persone e cerca di avere e cerca di ottenere un impatto maggiore con la tua ricerca. Evita questo che avevamo già raccontato prima quando abbiamo parlato di open data della pubblica amministrazione, evita la duplicazione degli sforzi, cioè se il comune di Trieste ha già fatto un sistema, che insomma, una banca dati per la rilevazione del traffico e il comune di Monfalcone vuole fare una cosa simile. Perché il comune di Monfalcone deve ripagare le ore agli informatici per rifare la stessa cosa, visto che sono soldi pubblici e probabilmente arrivano tutti e due dalla regione Friuli Venezia Giulia? È la totale nonsense, spendere i soldi male. Allora siete pregati di farvi dare il software e il database dal comune di Trieste in un'ottica di riuso e il più possibile utilizzare quello adattandolo al caso di Monfalcone. La stessa cosa dovrebbe essere in ambito di Open Science Data. Cioè, lo stesso tipo di ricerca fatta dal CRO di Aviano per quanto riguarda, che ne so, i malati di tumore, può essere un dato importante per la facoltà di medicina di un altro, di una università, no? Ok? Quindi evitare di rifare e di continuare a inventare la ruota più volte. Conservare, preservare
i dati per ricercatori futuri, perché magari quello che oggi ci sembra una cosa già esplorata e già sufficientemente conclusa potrebbe in una seconda fase in futuro essere riaperta come fronte di ricerca, e quindi avere tutti i dati archiviati e messi a disposizione secondo degli standard open permette in futuro ai ricercatori di proseguire quel campo di ricerca, in quel campo di ricerca. Simplify Final Horizon 2020 Reporting Thanks to, in un'ottica ovviamente anche di rendicontazione dei risultati per il programma Horizon 2020, avere i dataset disponibili secondo questi criteri rende tutto più semplice secondo questa infografica. Il secondo pezzo dell'infografica vi spiega che cos'è questo DMP, ovvero è un Data Management Plan, cioè un piano di gestione dei dati ai fini della ricerca, e vedete che da un lato c'è, vedete, si divide in queste tre forme, si inizia da data, cioè i dati che verranno generati dalla ricerca, how to ensure its curation, preservation e sostenibility, cioè come garantire e assicurare la curation dei dati, la conservazione e la sostenibilità, e quali parti dei dati saranno open e in quale modo verranno resi open. Ok, vi ricordo l'infografica che le spese che dovete sostenere, che l'ente deve sostenere per gestire la questione dei dati sono tutte completamente finanziabili, quindi si può chiedere proprio finanziamento anche per quel tipo di spese. E ricorda che non sono imposti specifici repository, questa è un po', penso, una cosa che è ancora aperta, nel senso che siamo in una fase ancora pilot, e quindi dicono per adesso è sufficiente che voi li mettete da qualche parte questi dati, anche perché penso che non siano stati ancora creati dei repository specifici per fare questo lavoro. So che ad esempio GitHub viene anche utilizzato, GitHub è un repository per codice sorgente, quindi è usato dagli informatici, però so che viene utilizzato anche, visto che gli informatici spesso sono proprio quelli che mettono le mani sui dati, anche a volte per pubblicare dataset, però ripeto, dico una cosa da profano perché io non sono... Dopo Jordan vi aggiunge qualcosa. Quindi per adesso, come dire, Horizon 2020 dice a noi interessa per la parte, allora attenzione che per la parte dei contenuti creativi, i report, quelli dovete per forza mettere in open access perché è un requisito di Horizon 2020, non c'è dubbio. Per la parte dei dati invece, che è più un pilot, quindi un progetto pilota, per adesso ci è sufficiente che da qualche parte li mettete e ci spiegate dove sono, ci comunicate, come abbiamo detto prima, il link in cui andarlo a vedere, però non è imposto nessun tipo di repository specifico. Ok? Quali licenze per rilasciare Open Science Data? Allora, secondo me questo principio vale in generale per gli Open Data, nel senso che quando parliamo di dati della pubblica amministrazione in senso più ampio, e quindi torniamo un po' alla parte di stamattina, all'inizio, quando vi ho parlato proprio degli open data nel senso più generico del termine, sinceramente che ci sia l'attribution o non ci sia, non vedo quanto, che preoccupazione possa avere un comune, una regione o un ASL sul discorso dell'attribution. Non stiamo parlando di un brano musicale o di una poesia o di un testo letterario per cui ci sia un legame particolare per cui l'autore vuole essere riconosciuto. Sono dati che vengono raccolti tra l'altro per una mission istituzionale, cioè il comune non è che può astenersi dal raccogliere dati relativi agli orari degli autobus, perché è uno dei suoi lavori quello di gestire la mobilità all'interno del comune e quindi fornire al cittadino gli orari degli autobus. Quindi sinceramente questa preoccupazione del fatto che devi citare la fonte, se sono gli orari degli autobus del comune di Trieste, quale cavolo sarà la fonte? Il comune di Trieste, nel senso, cioè mi sembra abbastanza implicito. E infatti io fin da quando si parla di questo tema sono sempre stato molto a favore dell'utilizzo della CC0 per fare open data, perché ci fanno una serie di scocciature che invece la CC BY e la CC BY SA soprattutto si portano dietro. La CC BY si porta dietro il problema dell'attribution, che devi appunto ti richiede ogni volta di citare correttamente la fonte anche in casi in cui magari non sia così necessario. No, se io creo un'applicazione in cui fornisco indicazioni sugli autobus di Trieste, sinceramente di comunicare sotto ogni volta che l'utente
che l'utente utilizza l'applicazione, che i dati sono stati presi da qui o da là, non credo che sia questa gran preoccupazione. Il problema, la share alike invece crea una serie di problemi perché non si capisce mai quanto lo share alike possa funzionare nel mondo dei dataset. Lo share alike nasce per le opere derivate nel senso più classico del termine, che è l'esempio che vi ho fatto prima, no? Il remix di un brano musicale, la traduzione teatrale, la trasposizione teatrale di un romanzo. Quando parliamo di un dataset, il concetto di derivazione è un po' diverso perché lì parliamo di appunto un'opera che non è creativa ma che è puramente compilativa e quindi sinceramente lo share alike mi lascia veramente molto molto perplesso. Quindi le licenze per fare Open Science Data secondo me al massimo potrebbe essere una CC BY, però io suggerisco una CC0, un Public Domain, e questo non lo dico solo io, cioè, lo dicono, questo è tratto da un documento rilasciato da Creative Commons UK, quindi Creative Commons Regno Unito, Fact Sheet on Creative Commons and Open Science, una infografica anche di più che un'infografica è un opuscoletto con delle domande e risposte molto chiare, che dopo vi posso far vedere. Questo link è ancora la versione in inglese, ma io ho in pancia una traduzione in italiano, e questo pezzo è tradotto in italiano, appunto l'ho fatto io con l'aiuto di una traduttrice, e dice: quando i dati sono resi disponibili per tutte le forme di riutilizzo, dalla loro combinazione possono essere sviluppate delle nuove conoscenze. Ciò porta all'arricchimento di dataset aperti e dall'ulteriore diffusione della conoscenza stessa. Di conseguenza, una CC0 è l'ideale per la scienza aperta, poiché salvaguarda e promuove la circolazione non vincolata dei dati. Ok, perché? Per come vi ho detto prima, secondo me è la soluzione che crea meno scocciature e meno problemi. Per concludere, anche qua vi dico delle cose che vi ho già detto, cioè questi sono, in realtà i loghi potrebbero essere di più, come vedete non ho messo né il logo di ResearchGate né il logo di Accademia.edu volutamente, però vabbè, tutte queste sono piattaforme che hanno comunque una vocazione social, in cui si può fare open access, ma dipende molto da come le utilizzo. Quello che dicevo prima, no? L'esempio di SlideShare, qui c'è SlideShare può essere un posto, un luogo in cui si fa open access. Sì, dipende come imposto le licenze, dipende se poi contemporaneamente deposito le mie slide anche in un repository istituzionale, così rispetto anche al requisito 2 dell'open access. Quindi nulla vieta che io faccia open access attraverso il mio SlideShare perché magari mi dà un reach maggiore, mi crea dei contatti social. Perché no Twitter, ad esempio? Io stamattina ho twittato, no, mentre parlava il professor Benedetto, ho twittato le sue slide perché mi sono sembrate particolarmente efficaci e la gente mi ha retweetato. Ok, quelle sono slide che sono a loro volta rilasciate sotto licenza open e quindi in quel momento, con quell'uso specifico, anche Twitter, che non è per nulla uno strumento nato per fare open access, però è diventato, per l'uso specifico che ne ho fatto io stamattina, anche lui un modo per fare open access. Quindi dipende molto. Poi ci sono, in questi casi ci sono, cioè, ad esempio PLOS, che invece è un sito in cui si fa vero open access perché è nato con quella vocazione. Anche Wikipedia e tutti i progetti ad essa connessi, Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikisource, perché se il tuo contenuto è su Wikimedia Commons è perché già di per sé rispetta il concetto di Commons, che quindi è una delle tre licenze che abbiamo visto prima. Vabbè, ce ne sono tanti altri che conoscete probabilmente meglio di me. Mendeley, mi ero iscritto su Mendeley, era in effetti simpatico come repository, e via dicendo. Quindi la risposta alla domanda posso fare open access con questi social media è dipende da come li uso. Punto. Ok? Quindi non solo, poi, oltre a come li uso, bisogna vedere come sono stati impostati i termini d'uso delle singole piattaforme. E provocatoriamente concludo con questa frase, cioè dipende molto dai termini d'uso perché a seconda, appunto, se vado a vedere i termini d'uso di Wikimedia Commons, ovviamente sono chiaramente orientati all'open access, e quelli di Twitter molto poco, quelli di SlideShare sono ibridi. Però ovviamente dipende tutto dai singoli termini d'uso, cioè non vi posso dare una risposta a priori su tutte queste piattaforme, ma dipende dai singoli termini d'uso che sono sicuro voi abbiate sicuramente letto, no? Quando vi siete iscritti a queste
una di queste piattaforme. Quanti di voi sono su queste piattaforme? Nessuno? Ok, avete letto i termini d'uso? Mai? Ecco, quindi è quella, la risposta è lì, è nel fatto che magari siete su una piattaforma che open access non è, e siete convinti invece di fare open access pubblicando i vostri contenuti lì, perché semplicemente non avete prestato abbastanza attenzione alla loro policy di copyright, semplicemente. Però vabbè, era più una battuta provocatoria, quindi dipende tutto dai termini d'uso, quelli che tutti voi avrete sicuramente letto almeno una volta.